Museo di Santi Furnari. È stato donato dalla famiglia Furnari per costruire questo museo, perché a Trivi tutti i reperti erano nella soprintendenza. Successivamente, avendo questo museo, sono stati portati qua. Dalla necropoli sono stati restaurati dalla soprintendenza di Messina e quella soprintendenza di Messina li ha dati al comune di Trivi. Il comune ora li ha messi qua in questo museo. Qua abbiamo una vetrina, ogni vetrina è una tomba. Questo è un museo multimediale, significa che cliccando qua sopra si vede, diciamo, il pezzo. Questo è il termine della spiegazione del pezzo e qua invece come è stato ritrovato. Questa è una moneta della zecca di Siracusa con la faccia di Artemide e il fulmine alato, che veniva messa nella bocca o nelle mani al defunto quando moriva, per pagare, diciamo, il pedaggio dell'anima nell'aldilà. Qua invece abbiamo, questo è un contenitore, un lecame. Lecame serviva per mettere, diciamo, tutti gli oggetti del defunto. Prima veniva usato per il cibo e poi successivamente, quando moriva, gli mettevano, diciamo, le cose care al defunto. Qua invece abbiamo un unguentario. Questo vaso è un piccolo unguentario dal quale loro mettevano i profumi, gli oli, perché loro, diciamo, usavano profumarsi quando morivano. Questa invece è una ciotolina, una patera, dalla quale venivano messe sia diciamo, gli oli che i profumi. Poi qua, oltre a questo, abbiamo l'anello simbolo. Questo anello è un anello d'oro che rappresenta la ricchezza del defunto. Veniva messo diciamo, nelle tombe delle persone che erano ricche. Ora abbiamo un'altra questa è un'altra vetrina. Questa è una vetrina che rappresenta la tomba numero 17, la sepoltura numero 17. Cliccando qua sopra abbiamo pure qua il lecame, che veniva usato per il cibo e poi successivamente venivano messe le offerte rituali per i defunti. Poi qua abbiamo un'altra moneta, questa è una moneta della zecca di Babbacena. Questa moneta abbiamo detto che veniva messa nella mano, negli occhi, quando moriva il defunto, per pagare il pedaggio dell'anima nell'aldilà. Qua ci sono altri unguentari e qua, diciamo, queste sono tutte le reperti che ci sono in questa piattaforma. Aspetta, le devo aprire.